Il calcio campano piange uno degli attaccanti più forti degli anni 50 e 60 del secolo scorso. Infatti in queste ore è morto Gennaro Iliano, il quale tra l'altro ha giocato anche nell'Ischia Calcio ed in altre squadre isolane in tempi in cui il calcio veniva praticato con grande dedizione e passione. E gli sportivi campani, e non solo quelli ischitani, tra i gol più importanti di Iliano ricordano quello segnato proprio con l'Ischia nel 1964, che contro l'Angri valse la promozione in Serie D, come ci racconta Peppino Scotto di Luzio. Caro Gennaro e cari tifosi ischitani, Gennaro Iliano fu ceduto dalla Pugliolana nel novembre del 1963. Fu ceduto all'Ischia, dove rimase due anni, segnando 24 gol con 42 presenze. E poi rimase ancora a Ischia e giocò qualche anno nell'Isola Verde, e poi ancora l'anno successivo con l'Enaria, giocando 15 partite. E grazie ad un suo gol, l'Ischia dopo 30 anni riuscì a essere promossa in Serie D. Erano gli anni in cui le finali per i tre gironi del campionato di promozione regionale si concludevano, diciamo, con l'ammissione in Serie D di una sola squadra. Erano finaliste l'Angri, anche la Cerrana e l'Ischia stessa. La finalissima si dovette disputare per ben tre volte allo stadio Collana. E Gennaro Iliano, nel terzo incontro, i due precedenti erano terminati 0-0, a pochi minuti dalla fine del secondo tempo supplementare, segnò il fatidico, il meraviglioso gol che permise all'Ischia di festeggiare l'ingresso in Serie D. Lui spesso mi parlava di Salvatore Di Meglio, a cui voleva un bene fraterno, degli Abbandonato, di Spignese, di Zampillo e Postiglione, che purtroppo non giocavano più. È stato veramente un emblema del calcio nostrano. Sull'isola d'Ischia, tra i grandi amici di Gennaro Iliano, ci sono il bomber Salvatore Di Meglio e lo storico dirigente dell'Ischia Calcio Enrico Scotti, che lo ricorda con grande affetto. Notizia che per la verità mi lascia sconcerto, anche perché è stata la prima estate che io non ho fatto una rimpatriata con Gennaro e Salvatore Di Meglio, perché tutte le estate Gennaro veniva con la moglie, ospite di Salvatore Di Meglio, col quale aveva ovviamente giocato per anni, e quindi facevamo una rimpatriata. Lui purtroppo era affetto da glicemia molto alta, si curava da moltissimi anni, però questa glicemia lo tormentava e quindi è una cosa che mi lascia veramente. Detto questo, come persona era una splendida persona, una persona di una grandissima sensibilità, onestà intellettuale. Lui, dopo i trascorsi calcistici, ha anche lavorato a Ischia nello studio dell'ingegnere Di Manzo come collaboratore, in quanto l'ingegnere Di Manzo poi era stato il suo presidente, quindi è rimasto legato a Ischia al di là dei trascorsi calcistici. Calcisticamente, per quell'epoca, anche se non era molto alto, era un bomber prolifico al massimo. Lui con la Pugliolana stracciato reti e cose, quindi Filippo Ferrandino, per provare a vincere il campionato, mise al centro dell'attacco Gennaro Iliano. Io l'ho sempre rinfacciato: Gennaro Iliano è uno che faceva gol con i piedi. I gol di testa di Gennaro credo che siano una rarità assoluta nello scorrere di tutta la sua carriera. Per fortuna al bombero, quella su un cross di Enrico Di Innocenzo, un altro giocatore dell'Ischia, riuscì ad elevarsi e fare gol. L'Ischia vinse la finalissima
e andò in Serie D. Approfitto di questo per estendere le mie e anche quello di tutta Ischia Sportiva, le mie condoglianze alla moglie e ai figli e alla famiglia tutta.